Io non lo so perché, ma i miei migliori lettori sono anestesisti. Io non posso dire nomi e cognomi, ma tutti i suoi colleghi, sia di Fano, di Pesaro, sono grandissimi lettori. Oddio, ho detto dentro di me, sti anestesisti. A parte che ho sempre pensato che lavoravate meno degli altri, pensavo, col fatto che stanno fermi. Questo è uno spazio dell'imprevisto, quell'imprevisto che nasce tutte le volte che due persone si incontrano, in questo caso si rincontrano, visto che siamo rimasti tanto tempo lontano, e si dà spazio alle parole e al reciproco, ascolto. Io avevo pensato per l'appunto di iniziare questo mio racconto partendo da una cosa che conosco bene. Perché appunto è uno studio che è stato pubblicato nel 2009 sulla rivista più importante del nostro settore che è Anestesiology, ed è un articolo che prende in esame una delle abitudini più consolidate fra noi anestesisti, che è quello di leggere in sala operatoria durante un intervento chirurgico. E questo è un articolo scientifico per cui si prendono in esame in queste pagine i motivi per cui si fa questo, quali sono le conseguenze possibili sull'intervento chirurgico, sull'andamento dell'intervento chirurgico. Dico soltanto che se anestesiologi si è occupato nel 2009 di questa cosa, significa che la passione per i libri è veramente diffusa all'interno della nostra categoria. Ed è una passione che accomuna le persone che vengono qui da Giovanni e da Alessandra qui al catalogo, quindi quella passione per i libri. Come è noto a tutti, in queste ultime settimane, noi medici, anestesisti, rianimatori, noi personale sanitario siamo stati estremamente occupati in un lavoro pesante, duro, fatto di tante ore. E c'è stato tanto studio, ma veramente poco spazio per la lettura di piacere. È anche vero però che le parole non se ne sono andate, anzi, le parole sono state centrali in quel periodo, perché è attraverso le parole scambiate al telefono, che noi abbiamo messo in comunicazione i pazienti con i parenti che non potevano venire al letto dei ricoverati a causa del distanziamento sociale del lockdown. Quindi noi medici siamo stati fondamentalmente un ponte sul fiume che scorre in mezzo fra due sponde: su una sponda i parenti a casa, sull'altra sponda i pazienti ricoverati. È una cosa strana. In quel momento, per la prima volta, ho focalizzato che entrambe le figure assiepate sulla riva del fiume avessero bisogno di attenzioni e di cure. Ecco perché vorrei dare voce qui, in questo momento, alle persone che ho sentito al telefono in quei giorni e così raccontarvi un po' quelle che sono le mie favole del telefono per citare un titolo di Gianni Rodari. Allora, il ragazzo di Dubai chiamava tutti i giorni a mezzogiorno e voleva notizie sul padre ricoverato. Io mi sentivo preso all'amo da questo ragazzo, perché erano talmente tante e minuziose le sue richieste, insistenti le sue domande, che mi sentivo quasi strattonato, non mi sentivo lasciato andare via, quasi questo ragazzo, secondo me, volesse un pochettino colmare la maggiore distanza geografica che nel suo caso lo allontanava dal padre. La signora del centro invece chiamava alla sera e lei mi chiedeva di passare il telefono portatile, di portare il telefono portatile all'orecchio del marito. Marito naturalmente profondamente sedato,
se vogliamo, in coma, intubato e connesso al ventilatore, quindi incapace di ascoltare quello che la moglie gli andava raccontando. Sta di fatto che questa signora, dopo i saluti di rito, dopo le parole di incoraggiamento, si lasciava andare a una serie di descrizioni del loro quotidiano. E per me essere stato testimone di un'intimità così comune e semplice è stato veramente un privilegio, ecco, lo ritengo un privilegio. Eravamo già al decimo giorno di trattamento dei primi pazienti ricoverati in RIA Covid e si era già creato quel rapporto di fiducia e di rispetto con i parenti a casa. Grazie a tutte le chiamate al telefono che avevamo fatto nei giorni precedenti. Fra l'altro, fiducia e rispetto reciproco che sono stati fondamentali per rendere, come dire, comprensibile quello che ancora oggi per noi esperti è incomprensibile, come lo è la sindrome da Covid-19, e ci ha permesso di rendere accettabile ciò che fondamentalmente è inaccettabile oggi, e cioè il morire da soli, in completa solitudine. In quel decimo giorno, dal nulla, siamo stati costretti a modificare l'organizzazione ospedaliera e a, come dire, trasformare la nostra rianimazione in una rianimazione Covid-free. Quindi io sono stato costretto ad avvisare al telefono sette nuclei familiari dicendo loro che i loro parenti sarebbero stati spostati altrove in giro per le Marche. Ecco, quel giorno per la prima volta ho pensato che non ce l'avremmo fatta, che stavamo vivendo una realtà più grande di noi. Concludo raccontando forse una delle esperienze più belle che mi siano mai capitate. Ero in contatto da qualche giorno al telefono con la mamma di un amichetto di mio figlio. Questa signora aveva la sua mamma in condizioni critiche, ricoverata in un reparto per pazienti Covid positivi. Questa signora anziana con patologie croniche stava peggiorando e nei giorni è venuta a mancare. E mi sono offerto di portare alla signora i saluti di sua figlia. Ecco, questo gesto, queste poche parole di saluto, la carezza che per questa signora ho dato alla sua mamma, sicuramente sono un gesto molto semplice, ma è sicuramente una delle cose più belle e più grandi che io abbia mai fatto, ecco. Se qualcosa deve essere salvato e ricordato per quello che noi medici abbiamo fatto, in questo periodo, è proprio questa disponibilità alla parola, che non è da poco per chi, come me, ha fatto una scelta lavorativa che è indirizzata al silenzio, e soprattutto che venisse ricordata questa e sottolineata questa, come dire, questo esserci fatti ponte per rendere possibile un incontro laddove un incontro sarebbe stato impossibile fra i parenti e i pazienti ricoverati. Sono arrivato qua e Giovanni mi ha raccontato e detto di questa iniziativa. Ho preso in considerazione la cosa, andando a casa ci ho riflettuto e mi sono detto sì, lo devo e lo voglio fare perché incontrare Giovanni, ascoltare ciò che vi ha spinto a organizzare questo spazio, per me è significato chiudere un cerchio ed è il cerchio della mia cura attraverso la parola. Quindi
Per cui Giovanni e Alessandro, io vi ringrazio perché siete parte integrante del mio percorso di guarigione. Ne approfitto per ricordare una persona che il Covid-19 si è portata via, è una persona con cui ho condiviso un breve periodo della mia vita, che sono i banchi di scuola media, è un periodo breve, ma i cui ricordi sono indelebili dentro di me, per cui ti saluto Mirko, caro amico mio. E per concludere, ho portato, per ringraziare Giovanni ed Alessandra, ma per lasciare qua in libreria alcune parole per chi volesse fermarsi a leggerle e per chi volesse in qualche modo capire uno dei tanti punti di vista che noi tutti abbiamo avuto in questi giorni bui, ma secondo me comunque preziosi, che sono stati i tempi del coronavirus. Le stanze svuotate, arieggiate al sole come in uno stinto sanatorio di montagna. A lungo pianto su questi luoghi che mai avrei immaginato. Mi appoggerei volentieri ora ad un muretto a secco di un paese a meridione, dove la solitudine si fa cenere ed io potrei non essere più come prima. Grazie.